E Rosa Russi, lei insegna lingua e letteratura spagnola alla Terza Università di Roma. E in chi riconosce i suoi principali maestri? Naturalmente è una lunga storia, data la mia età. Ritrovare i maestri significa andare molto indietro nel tempo, per esempio al tempo in cui ho studiato e lavorato all'Istituto di Studi Storici fondato da Croce, dove trovai Chabot, grande storico, con una voce stentorea, una statura da valdostano, e poi Giovanni Pugliese Caratelli, che invece sussurrava le sue lezioni. Però noi ne prendevamo talmente tanto. Tra l'altro Giovanni Pugliese Caratelli è ancora vivo, ancora lo si può ascoltare e sentire, diciamo, questa voce sottile ma che va dentro gli argomenti. E poi a un certo punto ho incontrato Carmelo Savonà. Direi che è stato l'incontro decisivo per me, che venivo appunto da altri studi di lingue antiche e di italianistica. E invece con Carmelo incontrai il mondo ispanico, in pieno, con Carmelo Savonà, il quale purtroppo ci ha lasciati. È stato un'amicizia di tutti i giorni, dall'andare al bar, alla fine della mattinata, a scambiare idee su cose di fondo. E lui insegnava, scienza critica, equilibrio, raffinatezza, tutto insegnava. È stato un incontro che, diciamo, indimenticabile e fondamentale. Poi ci sono stati invece gli incontri con un altro tipo di maestri, gli scrittori. Perché se gli scrittori gli si avvicina non con animo accademico per cavarne qualcosa, per tirarne fuori un libro, ma proprio col gusto di conoscerli, di entrare in contatto con la loro parola, con la loro vita, beh, anche gli scrittori diventano dei grandi maestri. Dovesse evocare una figura chiave del suo percorso intellettuale di studiosa, chi le verrebbe in mente principalmente, immediatamente? Beh, è inevitabile che la figura che mi viene in mente così immediatamente è Teresa de Jesús, cioè Teresa d'Avila col suo nome da santa. Io mi ostino a fare la distinzione perché la santa non fa parte della vita reale della scrittrice, del personaggio, perché la santa fa parte di una vita storica della Chiesa. Non... E sicuramente Teresa de Jesús. Perché è accaduto a un certo punto che dopo aver studiato scrittori laici, uno scrittore suicida come Larra, un altro come Ganivet, dopo aver indagato forme tipiche della letteratura spagnola come la picaresca, a un certo punto incrociai anche in maniera casuale questa figura qui. La prima domanda che mi si pose erano poi gli anni 70, quindi gli anni del femminismo più acceso, più critico, fu domandarmi come potette una donna in pieno Cinquecento trovare dentro di sé la forza per usare la parola con tanta autorità, cioè come ce la fece. Questa domanda non poteva che spostarmi sul piano biografico, io dovevo indagare però in profondità, non negli eventi esterni della sua vita, in profondità da dove nacque quella forza, quel coraggio, quella coerenza, quella fedeltà alla scrittura che Teresa manifestò in un periodo in cui era considerato addirittura male che le donne scrivessero, cioè c'erano una serie di censure ecclesiastiche, sociali anche, nei confronti delle donne che scrivevano. Quindi gli interrogativi erano tanti intorno a lei, appunto quelli relativi all'ambiente familiare. Feci presto a scoprire che era una cristiana nuova, cioè una cristiana di origine ebraica, e feci presto a scoprire che era nata in queste famiglie incerte tra la ricchezza e il decadimento, come era la sua, che veniva appunto da una storia ebrea di grandi trafficanti, grandi mercanti, e una realtà vissuta poi invece abbastanza difficile, nonostante i fratelli fossero andati in America, nelle Indie, a far fortuna. Quindi cominciai a capire tutta una serie di circostanze oggettive, cominciai a capire la vita dei conventi. Ecco, per me,
che laica sono e poca esperienza dei conventi, fu però un vero e proprio tuffo in quella realtà, capire come vivevano le monache, come mangiavano tutti i giorni, dove dormivano e quali erano le regole interne della vita conventuale, non solo la regola, quella scritta, lasciata dai padri fondatori. E quindi questo significò lentamente arrivare a coglierla nel momento in cui lei decise di scrivere, che poi coincide con il momento in cui lei decise di riformare l'ordine carmelitano in cui era entrata e di trasformarlo da ordine calzato, cioè aperto, diciamo, ad alcune comodità della vita, in ordine scalzo, che non significava affatto scalzo in senso letterale, ma significava rinunciare a tutti i possibili piccoli piaceri anche che erano presenti anche nella vita monacale e darsi a una vita di somma austerità e di clausura. Questo è l'altro dato che in quella fase controriformista caratterizzò la sua scelta. Che tipo di rapporto stabilì con il proprio tempo? Vabbè, Teresa ebbe a che fare con tutti i livelli del suo tempo, perché niente la tratteneva, quello che io scoprii, che era una donna di una intraprendenza, di una audacia, che le fece per esempio scrivere a Filippo II direttamente, cioè lei prendeva la penna e scriveva a Filippo II, denunciando altri, mettendolo in guardia contro pericoli che lei intravedeva. E lettere di tuono, nel senso addirittura una volta, siccome qualcuno minacciava uno dei suoi monaci preferiti, favoriti, Geronimo Gracian, lei, visto che Gracian era stato incarcerato, scrisse al sovrano: non ci vuole niente a montargli contro un processo di eresia. Ecco, uno che dice una cosa del genere ha capito tutto del mondo e capirebbe molte cose del nostro mondo. E così come poi invece aveva rapporti pieni di cattiveria, no, di malumore e di interesse profondo con poi le persone più semplici. Scriveva moltissimo alle sue monache, si è detto che avrebbe scritto 12.000 lettere nella sua vita, ce ne restano solo 459. Scrisse lettere anche alle più semplici, delle sue monache, lettere in cui sempre manifestava un grandissimo interesse umano. Tra l'altro ci sono delle lettere in cui lei ringrazia una delle monache perché gli avevano mandato delle marmellate particolarmente buone e promette l'invio di altre leccornie, perché bisogna avere nel considerarla lo stesso equilibrio che aveva lei nei confronti della vita. Tra l'altro nell'ordine carmelitano c'era l'obbligo della clausura, che è sicuramente una limitazione molto grande, però non c'era nessuno di quegli esercizi ascetici, rivoltanti che a volte leggiamo nella vita di altri personaggi, monache, frati, mai più dormire sui ceci come Di tanti facevano. mistici e mistiche, non questo sì. Non soltanto dei mistici, devo dire, l'ascetismo fisico spinto e manovrato da un senso, un bisogno di farsi perdonare le proprie colpe. Cioè un bisogno di liberazione dalle colpe, non è quindi una cosa che riguardi solo i mistici, al contrario, i mistici che sapevano di poter incontrare dentro di sé Dio stesso, erano alieni dalle pratiche ascetiche troppo violente, perché dovevano provocare in loro una concentrazione interiore. E se tu dormi sui ceci, non so, mangi succhi, piaghe purulente, tutta la tua attenzione sarà tesa in quello che stai facendo, che ti procura sicuramente, siccome sei un essere umano, ti procura disgusto, fatica. Dormire sui ceci deve essere un bel esercizio, eh? Ora, questo in realtà i mistici ritenevano che allontanasse dalla concentrazione nel pensiero di Dio, perché questa concentrazione doveva essere interna e non essere distratta da questo tipo di pratiche ascetiche. E
Ecco, il loro ascetismo semmai era un altro e che tanto vorremmo fosse praticato in ambienti universitari o politici, per esempio l'astensione dall'ambizione, il rifiuto della corsa alle cariche. Questi erano gli aspetti di repressione del proprio io che loro, diciamo, preferivano. Infatti anche Giovanni della Croce giudicò quel tipo di ascetismo tutto fisico, roba da bestie, perché invece l'essere umano doveva trovare la forza di controllare le proprie passioni a ben altro livello, per esempio nelle riunioni del capitolo, per esempio, e così via, se sono riuscita a de definire questo, diciamo, questa forma di ascetismo che sì fu praticata molto dai mistici che predicavano il distacco dal mondo. Perché scelse come immagine di copertina per la seconda edizione del suo libro su Teresa d'Avila, l'opera del Bernini, intitolata appunto L'estasi di Santa Teresa? Sì, nella prima edizione fu scelto il quadro di Velázquez che fa tutto perno sul gesto dello scrivere, la mano che scrive. Invece nella seconda si decise poi di accettare quella che poi è un'immagine più diffusa, anche abbastanza convenzionale, ma estremamente significativa, perché lì Bernini coglieva il senso profondo della esperienza raccontata da Teresa, quel momento cioè di cortocircuito con l'infinito, di contatto con l'infinito, che può diventare anche esperienza fisica. Beh, è chiaro che la statua di Bernini coglie Teresa in un momento di orgasmo, così come lei l'aveva descritto nel libro della vita. E cosa significa questo? Significa che l'estasi coinvolge l'intera persona, tutta, senza esclusione tra anima e corpo. E quindi ci sembrò utile usare questa immagine perché coglieva più il centro dell'esperienza di Teresa, uno dei centri perlomeno dell'esperienza interiore di Teresa. E tra l'altro sottolineava che si trattava di esperienze da lei vissute sicuramente in termini religiosi, mi pare tutto ovvio. Evidente, ma che può essere anche vissuta come esperienza per tutti, come esperienza laica, perché non è estraneo anche all'esperienza di un laico di avere un momento, potrebbe essere in riva al mare o in cima a una montagna, in cima a una montagna mi sembra più difficile, in riva al mare mi sembra più facile, un momento di abbandono totale alla propria interiorità e alle proprie sensazioni. Tanto appunto da coinvolgere il corpo e lo spirito. Queste cose le hanno dette prima di me naturalmente altri, tra cui Georges Bataille, che ha interpretato nel senso che ho appena detto l'esperienza teresiana, oppure anche altri come Facchinelli, lo psicanalista che ha scritto La mente statica. Nomino questi due, ma sono stati numerosi quelli che hanno, diciamo, rivendicato l'assoluta praticabilità per tutti di questa strada. Cioè che si tratta di una strada di appunto rapporto con l'infinito, e d'altra parte l'infinito di Leopardi non è che la descrizione di un'estasi, quindi la praticabilità per tutti di questa via estatica. Certo, non in maniera fasulla, deve essere un fatto vero, deve essere effettivamente qualcosa che ci succede davvero. E quindi questa è la strada per la quale lei poi è entrata nei discorsi, nelle riflessioni anche di psicanalisti, psicologi, non solo per questo naturalmente, perché in lei c'è una parte di autoanalisi delle voci interiori e delle immagini interiori che è di grande portata scientifica, nel senso che lei in un certo senso per la prima volta oggettivamente parla di voci interne che non sono allucinatorie, non sono coatte,
ma sono quelle voci che tutti sentiamo in realtà. A tutti è capitato di svegliarsi una mattina e sentire formularsi nella mente una frase di grande forza, come se ci fosse lì dentro un invito, un monito, una spiegazione, eccetera. È lo stesso per le immagini. Ora, no, sembra che non tutti gli esseri umani pensino per immagini, però sicuramente sono moltissimi quelli che vedono scorrere sulla retina interna della mente immagini mentre parlano, mentre ascoltano. E anche queste sono, come dice Teresa, non sono visioni del corpo. E non ha mai, diciamo, affermato di avere quelle esperienze che poi vengono chiamate soprannaturali. Erano per lei soprannaturali perché lei era convinta che fosse Dio a parlarle, che fosse Dio a mandarle queste immagini, però non erano immagini miracolistiche, cioè non erano immagini, ripeto, viste con gli occhi del corpo, né immagini, diciamo, che potesse, né voci che potessero essere sentite da altri. Quindi tutto si svolgeva nell'interno della sua mente. Qual è l'opera sua fondamentale e qual è la peculiarità della sua scrittura? Direi che le opere fondamentali sono due. Sì. Una è il libro della sua vita, un'autobiografia in senso proprio, quella in cui autore, narratore e personaggio coincidono. Un'autobiografia che ha un modello evidente, addirittura si possono trovare le corrispondenze da capitolo a capitolo nelle confessioni di Agostino. Quindi la tradizione è quella dell'autocoscienza cristiana, della scoperta del proprio progetto di vita, ed è una tradizione fortissima, ripeto, che si sente nel libro della vita. E tra l'altro il libro della vita, che è diviso in quattro parti, alla fine della prima parte, nel nono capitolo, esplicitamente cita le confessioni di Agostino, quindi il modello è dichiarato. Poi invece c'è una seconda parte del libro della vita che è fatta di materiali vari, di diversa natura, e poi c'è una terza parte del libro della vita che è quella totalmente originale, quella per cui Teresa appunto è una scrittrice assoluta, cioè una persona che è capace di inventare una forma di raccontare e di raccontarsi assolutamente originale, che è quella dedicata all'analisi appunto delle voci, delle visioni e delle estasi. Tra l'altro è un libro che è stato ripreso da grandi scienziati come Vygotsky, per esempio, o da molti scrittori che si sono rifatti a questo modello. L'altro libro importante di Teresa è Il castello interiore. Tra l'altro è un libro che ci permette di ricordare un fatto, che Teresa tutta la vita fu sottoposta a un grosso controllo censorio da parte dell'istituzione ecclesiastica. Infatti la sua autobiografia fu deferita all'Inquisizione dalla principessa di Eboli, che era l'amante di Filippo II, e fu consegnata all'Inquisizione. L'Inquisizione se la tenne e Teresa non poté più leggere il suo libro da quando appunto avvenne questo grave incidente. E questo incidente avvenne quando lei era ancora relativamente giovane. Quindi rimase priva di questo modello di scrittura. Lei poteva ricordarne a memoria dei passi, ma non sicuramente tutti. E allora fece un gesto dei suoi. Decise, va bene, allora scrivo un altro libro. Scrivo un altro libro più grande. E cominciò a scrivere di nascosto, perché i confessori non volevano che scrivesse, un libro che poi è Il castello interiore, l'altro libro per cui lei è molto famosa. E Il castello interiore, che è un capolavoro di scrittura. Tra l'altro lei decise di scriverlo alla fine di maggio del 77, nell'autunno era già finito, cioè ci vuole un respiro, una tempra di scrittore incredibile per scrivere un libro del genere in così poco tempo. Quindi Il castello interiore usa il simbolo del castello diviso in sette stanze, si va dalla stanza così più brutta, più banale, dove ci sono i mostri delle tentazioni più volgari, eccetera, e si arriva
fino all'ultima stanza dove lui e lei si incontrano, perché questo adesso è un libro coniugale, lei non parla più soltanto di se stessa, lei parla dell'itinerario di un'anima che vuole incontrare Dio e lo incontra nell'ultimo capitolo, dove ci sono una serie di similitudini, diciamo, coniugali, nel senso che per esempio si fa assomigliare l'esperienza dell'anima alla luce di due candele messe uno accanto all'altro, nessuno potrà mai separare la luce emessa dall'una dalla luce emessa dall'altra, con tutta evidenza, ecco. E ce ne sono tante di immagini di questo genere. E quindi riuscì a scrivere quello che è un capolavoro della letteratura mistica in generale, tra l'altro un capolavoro che aveva dei precedenti nella letteratura ebraica e nella letteratura musulmana, anche se noi non siamo mai riusciti a trovare il contatto, cioè non siamo mai riusciti a trovare questi libri come presenti della vita di Teresa, questo appunto ebraico che anche divide l'esperienza dell'anima in 7 parti, e badare c'è addirittura il numero 7, e lo stesso per il libro islamico. La Spagna era un paese dove ebrei e musulmani avevano convissuto a lungo, tutto è possibile anche che ci fosse una copia di questi libri, però non è questo che poi alla fine ci interessa. Ci interessa che lei appunto scrisse questo libro che è diventato un modello, tra l'altro di recente è stato fatto un film su Edith Stein, una delle più importanti figure della tradizione carmelitana, un film si chiama La Settima Stanza, per dire appunto che la Edith Stein sarebbe arrivata nella settima stanza quando finì nel forno, nel locale delle docce di Auschwitz, perché lei lì è andata a morire. Quindi i libri sono 2 e non credo che si possano fare graduatorie, però si deve dire una cosa, che il libro della vita dal punto di vista letterario ebbe un'importanza superiore anche al Castello Interiore, perché diventò il modello di scrittura delle scrittrici francesi del XVII secolo, perché i suoi libri di Teresa furono tradotti molto rapidamente in Francia. Pensate che le opere uscirono in Spagna nel 1588 e in Francia già tradotte nel 1602, il che per qualcuno che è pratico di cose editoriali è una velocità da record, perché si trattava di tradurle tutte e poi di pubblicarle. E lì in Francia divennero le opere di Teresa livre de chevet, cioè il libro che si teneva sul tavolino da notte, di una serie di donne estremamente importanti, come la Mère Angélique del monastero di Port-Royal, poi la Madame de Sévigné, poi l'autrice della Princesse de Clèves. Insomma, diventò un libro a cui si ispirarono molto queste donne che scrissero poi della vita interiore e del percorso dell'anima con se stessa. Quindi il libro della vita ebbe un'importanza letteraria, in certo senso superiore anche al Castello Interiore, ecco, questo volevo dire. Rosa, quali furono gli incontri più significativi per Teresa? Beh, non c'è dubbio che l'incontro, diciamo, fondamentale nella sua vita fu quello con Giovanni della Croce, perché significò l'incontro con una personalità che aveva una stazza intellettuale pari alla sua, anzi superiore alla sua. Quindi qualcuno che le poté dare qualcosa, mentre lei si era sempre fatta da sola, perché gli altri che aveva intorno in generale valevano assai poco. Come venne l'incontro tra i due, in quale occasione? Ma venne per puro caso, nel senso che lei stava a Medina, dove stava fondando il secondo convento delle Scalze. Medina era una grande città, allora era un grande centro commerciale in cui si vendevano e scambiavano prodotti di tanti paesi, e Giovanni c'era andato per celebrare la sua prima messa, perché Giovanni era prete, celebrare la sua prima messa dove stava sua madre, la madre tessitrice,
analfabeta naturalmente, che aveva questo suo figlio che invece aveva ricevuto gli ordini sacri e che stava frequentando l'università. E Giovanni della Croce frequentò una delle più grandi università dell'Europa di quel tempo, quella di Salamanca. Quindi già da questo punto di vista lui aveva una formazione più organica, magari più rigida, più accademica, ma certamente più organica rispetto a Teresa. Tanto per cominciare, leggeva latino normalmente. Teresa non sapeva il latino, si orienta con difficoltà nelle frasi latine con cui a volte si trova a dover lavorare. Quindi l'incontro avvenne lì, però non fu solamente l'incontro fra due persone di diversa formazione intellettuale, fu l'incontro fra due persone che si intessero rapidamente. Proprio nella mancanza di ambizione di Giovanni, nella sua profonda umiltà, umiltà nel senso vero del termine, cioè non sentirsi più importanti degli altri, se penso alla corsa che oggi c'è a essere importanti, il vipismo cosiddetto, non sentirsi più importante degli altri e la sua, diciamo, profonda vocazione per una vita priva di agi, priva di godurie, perché in molti monasteri si faceva una gran vita da questo punto di vista. E quindi ci fu un incontro molto importante, che poi diventò un rapporto misto, molteplice, soprattutto nella fase in cui si trovarono a coincidere nello stesso monastero, dove Teresa fu mandata d'ufficio a fare la priora, un monastero di calzate, quindi di monache che non seguivono la sua linea, e allora lei, che si sentiva disperata di avere a che fare con queste 120 donne, mi pare fossero 120, ma insomma comunque un gran numero di donne, mezze ribelli, sempre a caccia anche loro di piatti buoni che venissero da casa, di comodità, eccetera. Quindi non sapeva come fare, allora penso che l'unico che potesse aiutarla era appunto Giovanni della Croce, il quale nel frattempo si era fatto carmelitano scalzo. E vissero lì in questo convento, tanto questo convento esiste ancora, si può andare lì a respirare, diciamo, quest'aria, ed è ancora un convento calzato. E la compagnia di Giovanni fu fondamentale per cercare di ricondurre queste monache alla coerenza della propria vocazione, se vocazione c'era, perché in molte di loro proprio c'era l'abbandono di ogni significato della vocazione religiosa, stavano lì chiuse, qualcosa fra il collegio e il carcere, doveva essere una vita infernale. E allora loro avevano gli strumenti di persuasione, probabilmente anche il più semplice di tutto, visto che stai qua perché vivi come in un inferno, tanto vale che vivi secondo la tua ispirazione. E cominciò un periodo che dovette essere molto bello per lei e per lui. Di questo periodo restano i bigliettini che Giovanni della Croce, confessore delle monache, dava alle monache, perché più che confessore era amico e confidente delle monache. Restano questi bigliettini che lui scriveva e distribuiva a queste donne più o meno giovani, più o meno serene. E in quel periodo Teresa dovette scoprire che Giovanni, che aveva studiato teologia, aveva una visione di Dio molto avanzata, molto particolare, quasi conturbante. Cioè Giovanni della Croce sosteneva che si arrivava a Dio solo passando per il nulla. Quindi era in questo senso un nichilista religioso, solo passando per il nulla, perché pensava, come hanno pensato tanti religiosi cattolici e no dopo di lui, che Dio fosse nascosto, che Dio fosse oscuro, che fosse molto difficile arrivare a lui, che ci si poteva arrivare solo passando per il nulla, per l'idea del nulla, anche affrontando la crisi della fede, fino ad affrontare il dubbio su Dio stesso. Ora, naturalmente questa è una linea filosofica che veniva da prima di Giovanni,
era stata fatta propria da Dionigi d'Alicarnasso e che poi è continuata, specialmente nel Novecento, nella crisi delle religioni positive, tradizionali, rituali. Questa tesi del Dio nascosto a cui si arriva attraverso il nulla è stata presente in moltissimi scrittori e pittori, eccetera. Quindi Teresa scoprì che lui era insieme un amico, perché lei sapeva di potersi fidare ciecamente di lui, ed era anche un maestro. Teresa un po' resisteva a questa teologia così greve, così dolorosa, perché lei era più invece per una teologia luminosa, più aperta, eccetera. Però subito dopo, quando Teresa andò via dalla Incarnazione, accadde un fatto terribile. Cioè Giovanni della Croce fu rapito dalla Incarnazione, fu rapito da parte dei carmelitani calzati, perché le risse in famiglia non avvengono solamente nel nostro tempo di candidati alla presidenza del Consiglio, ma avvenivano tranquillamente anche allora. Quindi i calzati rapirono Giovanni andando nel convento con la polizia, quindi con l'appoggio della polizia, e poi lo fecero letteralmente sparire. Cioè per molti mesi né Teresa né gli altri riuscirono a sapere dove fosse, il che naturalmente provocava un'angoscia terribile, perché lei sapeva benissimo che i calzati erano capaci di farlo fuori. Tra l'altro nei conventi dei calzati c'erano stati numerosi casi di omicidio, quindi non è che lei se lo sognasse questa cosa, sapeva che lo potevano far fuori. E infatti Giovanni, quando poi dopo, Giovanni fuggì, non trovò altra strada, si calò, lui che era alto 1,5 m, si calò da una parete alta 10 metri, quindi una bella impresa, probabilmente con l'aiuto delle solite lenzuola. Quando Giovanni fu fuggito e riprese i contatti con le scalze e con Teresa, si venne a sapere che lui era stato tutto il tempo in una specie di piccola latrina che c'era nel convento, non usata più a tale scopo, ma comunque lo stesso maleolente, con una finestrella piccola piccola in alto, quindi con pochissima aria. Veniva portato nel refettorio dei monaci e costretto a mangiare per terra come un cane, quindi costretto a umiliazioni incredibili. Che gli chiedevano di rinnegare, che gli venivano inflitte, chiedendogli di rinnegare alla riforma teresiana, di tradire il loro progetto. E naturalmente Giovanni non accettò, In questo senso la sua storia è una storia che fa pensare a tante vicende che abbiamo sentito raccontare della resistenza nei campi di concentramento. Lui non accettò mai. Però dovette arrivare a capire che quelli lo facevano fuori, cioè che piano piano lo avrebbero fatto morire, di fame, di stenti, di umiliazione, eccetera, e quindi allora decise di fuggire. Ora, mentre l'ordine delle scalze era abbastanza insensibile alla sparizione di Giovanni della Croce, come succede, un po' se ne parla, un po' si dice, poi cade nel dimenticatoio, e quanti delitti compiuti contro il movimento operaio, la democrazia, noi abbiamo dimenticato, no? E l'unica che non tacque mai, che non si fermò mai, che non cedette fu Teresa, la quale cominciò a scrivere lettere a mezzo mondo, compreso Filippo II. E nella lettera a Filippo II, lei, parlando dei calzati che l'avevano preso, disse: preferirei che stesse tra i Mori, cioè che stesse in mano musulmana, tanto per essere precisa su quello che lei pensava dei suoi ex confratelli. Ecco, questo fu un momento naturalmente di grande unità fra di loro, e poi la vita di Giovanni cambiò, accettò di entrare nel gruppo dirigente degli Scalzi, ma ci furono altri momenti di incontro fra di loro, anche molto belli e molto luminosi. Dove trovò degna sepoltura Teresa Davila? Prima fu seppellita ad Alba de Tormes,
ma di là poi fu disseppellita da gente del suo ordine, e a quel punto si ebbe la spartizione del corpo di Teresa, tutti ne vollero un pezzo, infatti il cuore sta da una parte, il braccio destro sta da un'altra, lo portava in tasca il caudillo Francisco Franco, insomma, è successa una cosa atroce, secondo una mentalità che non so come definire, ma insomma, a malapena potrei farla risalire al Neolitico, ecco, per cui un pezzo di un cadavere può avere un potere positivo, è perché si creavano i reliquari, questo significavano turismo, significavano danari nel luogo in cui ci fosse la reliquia, eccetera. Poi alla fine quello che era rimasto di questa spartizione è stato sepolto ad Avila, spero di non sbagliarmi, perché poi a me in verità quello che succede nel corpo di una persona non mi interessa molto, però mi pare di ricordare che sia stato sepolto ad Avila, non ad Alba de Tormes, però a questo punto non sono sicura che non sia rimasta invece ad Alba de Tormes, ma per la cosa mi tiene assolutamente, come si dice in spagnolo, sin cuidado, cioè non me ne importa niente. Quello che rimane invece, questo sì che è importante, rimane il suo primo convento, il convento di San José de Ávila, quello sì che è un vero monumento a Teresa, perché è il primo convento che lei poté organizzare secondo la sua visione della vita monacale, con un ampio cortile, un ampio giardino, appunto perché lei pensava che le monache dovessero stare all'aria aperta, dovessero avere la cura dei fiori, eccetera. Ecco, a quel convento che sta ad Ávila, San José de Ávila, darei volentieri un appuntamento ai nostri ascoltatori. Bene, grazie.